e bentornati al Gormiti Show! Scusate. Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Ma Johnny, ma cosa ti è successo? Ma perché non parli? Cos'hai? Che c'è? Voidus ti ha preso la lingua! Eh sì, Giada, scusami, è che sono stato influenzato dal personaggio che tra poco presentiamo e lui, sai che rimane sempre seduto e poi ti guarda anche un po' cattivo, fa anche un po' paura ed è proprio lui, è Omega Lord Voidus. Ed eccolo qui, guarda che bello! Lo apriamo? Sì, dai, facciamo un unboxing super veloce. Vai, come sai fare tu. Wow, è la versione da 12 cm di Omega Lord Voidus. Ma hai visto quanto è bello? È fatto tutto nel dettaglio. Mamma mia, ma è stupendo. C'è anche lo scudo. C'è anche lo scudo, è una super ascia. Ma guarda nei dettagli qua com'è curato bene, gli occhi come sono rossi. Ma guarda un po'. Che è bellissimo. Muove pure il braccio. È bello, è anche fortissimo. Guarda, Omega adesso sconfiggo così. No, Giada. Cosa succede? Hai paura? Sì, ho un po' paura. Johnny ha paura. Non è vero, hai paura anche tu. No, non è vero, hai tu paura, un guarda. Un pochino. Non prendere in giro il tuo amico. Sì, è vero, Tifon ha ragione, non mettilo, è tanto carino prendere in giro, ecco, gli amici. Ecco, mettilo qua, guardalo lì, che sta bello tranquillo. Gianni, per farmi perdonare, ti porto nel laboratorio gormitico. Va bene, ci sto. Ragazzi, adesso è arrivato il momento del laboratorio gormitico. Come ti dicevo prima, Johnny, dato che la festa del papà si sta avvicinando, okay, ho pensato di fare un bellissimo laboratorio. E vabbè, dobbiamo praticamente colorare Lord Carion, non è che ci vuole chissà. No, è troppo facile così, non è un laboratorio. Pensavo fosse un disegno da regalare a papà. No, è un proprio un laboratorio. Ok. È un bel pensierino da regalargli, guarda un pochino. Wow. Facciamo una bellissima cornice. Hai usato la corona di Lord Carion? Eh sì, perché so che ti piace. Per farmi perdonare da prima ho deciso di scegliere Lord Carion. Mi sembra un'ottima scelta. Sì, però voi potete scegliere il vostro Lord preferito, il vostro gomito preferito. Sì. In questo caso Lord Carion. Quindi, come procediamo? Quali sono gli ingredienti per fare questo pasticcio? Perché io farò un sacco di pasticcio. Allora, quello che ci serve praticamente sarà forbici. Tagliare un pennarello per fare i contorni, immagina, esatto, del nostro disegno. Esatto, pennarello, matita o anche una penna. Esatto, la carta crepla, eccola qua, questa è una carta un po' strana, un po' gommosa. Sì, sembra quasi una spugna per pulire i piatti. E poi ci serve la colla a caldo. Ah, giusto. Quando usate questa fatevi aiutare dalla mamma e papà. Sì, perché è un po' pericolosa, sì. Quindi mi raccomando con mamma e papà. E poi un righello, perché dobbiamo prendere le misure della nostra cornice. Ok, abbiamo detto tutto, non ci manca niente, quindi possiamo procedere. Allora, prima cosa si prende il nostro Lord, in questo caso Lord Carion. Ok. Si prende la carta crepla. Sì. E si ricalca la corona. In questo caso però non riusciamo perché serve luce e quindi cosa si fa? Si va a una finestra che è molto semplice, si appende il... Così si riesce a vedere il contorno e si ricalca tutto quanto. Noi l'abbiamo già preparato. Sì, non avendo una finestra qui e viene fuori questo. Ok, quindi... Allora, dopo aver fatto questo, si taglia. Fai una metà così ritaglio il mio, prima che tu mi rovini il mio. Sì, certo. L'ho fatto apposta perché sapevo che facevi danni. Quindi... Allora, si ritaglia seguendo i contorni. Ok. Ok, quindi il risultato è qualcosa questo. Del genere. Sì, okay. Esatto. Appoggiamolo qui. Ok. Ma aspetta, spostiamo queste cose. Queste cose qua. No. Ecco. Io devo avere lo spazio libero. Ho capito, ma è vicino alla nostra bella cornice. Allora okay, le mettiamo per lì. Te. Ok, dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Ah, giusto, guardiamo il disegno un attimo. Sì, la stessa identica cosa, però dobbiamo ricalcare la gemma. La gemma. E anche noi l'abbiamo già fatto, sempre nello stesso modo, con un altro colore. Sì, con un altro colore. Noi abbiamo scelto il rosso. Aspetta. Taglia così. Tagliata! E tu sei lenta. Chi è il più veloce? Ok. E viene così. Quindi in questo caso noi poi andremo a incollarla qua sopra, in questo modo, giusto? Esatto, però prima appoggiamola qui. Ok, la mettiamo da parte. Così prepariamo tutto quanto. Ok, ottimo. Perfetto. Adesso bisogna prendere le misure. Ah no, ci sono anche questi, Giada. Ah, è vero. Ci sono anche questi. Sono imbattibile oggi. Praticamente Lord Carion ha anche il retro della testa che va. Sì, giusto. E noi abbiamo sempre ricalcato. Abbiamo sempre ricalcati e adesso li ritagliamo. Adesso, come stavo dicendo, dobbiamo prendere la nostra cornice
questa qui. Sì. E prendere le misure con un righello. Ok, quindi prendiamo... Magari fatevi aiutare. Esatto, prendiamo la misura sì, del si righello. Prende tutta la c'è la misura della cornice. Giusta. E la si riporta sulla carta crepa. Ok, noi l'abbiamo già fatto. Sì, perché se non piegavamo troppo tempo. Sì. E lo ritagliamo. E viene una cosa così. Poi si prende la forbice si ritaglia il contorno. Ah, perché poi questa cornice la incolliamo sulla cornice vera. Esatto, bravo! Come qui, vedi? Ok, sì. Ed ecco qui la cornice. Ce l'ho anch'io. Ok, cornice fatta. Corona preparata. Sì, ora possiamo iniziare. È arrivato il momento della colla caldo, mi sa. Allora, sì, esatto, però prima... Prima incolliamo la cornice, no? Facciamo che incolliamo prima, questo così ah, si okay, asciuga. Ok, ok, ottimo. Quindi prendiamo la nostra corona gemma. E la gemma. Prendiamo la colla a caldo, che nel frattempo si è già riscaldata. Okay. E incolliamo, mettiamo la colla nel contorno. Fatevi sempre aiutare da mamma e papà, eh? Sì, perché o da un vostro fratello molto. Più grande, o da una vostra sorella più grande. Perfetto, bravo! Lo Decarion è il mio preferito. Come me lo sai a memoria. Come posso fare un... E si preme un pochino, così fa pressione. Giusto, giusto. Aspettiamo. Questo però lo incolliamo dopo? Sì, lo incolliamo dopo quando attacchiamo la cornice. Lascialo. Mentre aspettiamo che si asciughi. Sì. Si prende la nostra bellissima cornice. Sì, eccola qua. Prendiamo la cornice. Ok. E controlliamo se abbiamo preso le misure giuste. Sì. Giusto? Sì, ci sta, perfetto. Deve essere un pochino più grande. Sì, 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 è vero. Della nostra cornice, perché così rimane, copre tutto esatto. Quanto. Prendiamo la colla a caldo di nuovo. La mettiamo direttamente sul legno, direi. Cosa ne pensi? Sì, dai, forse. Mettiamo direttamente sul legno che è un po' più stabile. Ok, perfetto, quindi viene una cosa del genere. Sì, dai che bello che sta venendo. Ok. E scegliere la posizione che preferiamo, se metterlo un po' okay. In su, un po' più in giù. Ma posso metterlo anche sotto? In questo caso? Sì, ma dipende che foto devi mettere, però la copro un po' troppo, okay, no? Quindi... Invece sopra riesce a, okay. A far vedere tutta la bellissima okay. Foto che si sceglie. Premiamo forte. Ok. E deve asciugarsi comunque. Ok. E verrà così. È finito? Ah no, ci sono quelli. Mancano gli ultimi due pezzettini della corona. Ed ecco fatto. Ed ecco fatto. La vostra bellissima cornice. La vostra bellissima cornice. Ti piace? Ma cosa gli hai fatto? Ma questa era la corona. Come la corona? No! Dovevo disegnare Lord Carrion. Gli occhi, il naso e la bocca. Però dai, è carino anche così. Vero? È un modo alternativo sì, di farlo. Sì, l'unica cosa è che ci sono tutti i fili della colla calda. Beh, bisogna stare molto attenti con la colla calda. Poi l'ho appiccicata sulla tua faccia e sulla mia. Ecco. Ma niente. E questo è un bellissimo laboratorio, potete scegliere una foto col vostro papà e regalarla. Esatto, e lui sarà sicuramente felicissimo. Amici, eccoci alla parete meca. Sì, però oggi non mostriamo le vostre foto perché è arrivato il momento del disegno garmitico. Allora Giada, ci sono arrivati 5 disegni di Darius. Sì, ce l'abbiamo qui. E con dedica e un disegno di Filippo Seri con dedica. Allora, facciamo vedere prima i disegni. Esatto, andiamo per ordine. Allora abbiamo il primo disegno, ci ha disegnato noi. Guarda Gianni e Giada. Guarda Giada come mi ha fatto muscoloso con un braccio enorme. Sarebbe bello essere così muscoloso. Invece io... Hai un sacchetto in mano della spesa. Io ho un sacchetto in mano perché secondo me tu hai mangiato tutti gli slogan. E quindi sei andata a fare rifornimento. E mi hai disegnato anche con la maglietta rossa, la mia preferita. La sua preferita. Grazie, è bellissimo questo disegno. Ah, c'è scritto pure? Ah sì, io voglio appendere la mia foto sulla parete. Mecca. Va bene, mandacela. E noi la appenderemo. Hai fatto un altro disegno per me, questo. Sì, Lord Titan. Lord Titan. Che bello, col cuore, col bello, cuore. Bellissimo, bellissimo. E poi ha fatto se, anche, non, allora, anche non, per me. Sì, non ha scritto il nome, però è per me, però è per te sicuramente. Vedi, me ne ha fatti due.
questo Lord Electric, Lord perché Electric. Sa che mi piace anche lui. Sì, ma adesso ce n'è anche uno per me, anche solo per te. Sì, è vero, eccolo. L'ho fatto anche per te. Eccolo. Guarda, qua. Per John. Per John, vabbè, Johnny o John, va bene, va bene. E Lord ha disegnato Carion. Lord Carion, che è il mio preferito, grazie mille. Che bello, bellissimo. Poi, andiamo avanti, Filippo Serri ci regala questo fantastico disegno. Fai vedere? Guardate un po', ha disegnato la scritta Gormiti, ha disegnato l'elemento del fuoco, quindi questo disegno e, è chiaramente per e me. E anche scritto infatti, il frammento del fuoco per Gianni, fan dei Gormiti del fuoco, di Filippo Serri. Grazie, grazie mille, è fantastico questo tuo disegno, c'è una dedica, la leggo, vi guardo sempre sull'iPad del mio amico del cuore, vi fate molta compagnia, siete fantastici Filippo. Grazie, grazie tanto per seguirci. Grazie mille. Giada, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Sì, voi dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e YouTube, e perché soprattutto ci saranno sempre tante novità. Giusto, giusto. E soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Un saluto da Johnny. E Giada. Ciao.